Ciao a tutte ragazze, allora questo sarà una specie di vlog, o almeno vediamo quello che riusciamo a fare. Sono le... che ore sono? Saranno le 9 e qualcosa. Noi alle 10:08 dobbiamo prendere il pullman perché dobbiamo portare Vincenzo dal pediatra. I capelli li ho fatti semplicemente... con delle trecce. Ieri ho fatto lo shampoo, ieri mattina non li ho asciugati, ho messo solo lo spray, l'olio spray dell'Avon che ho acquistato ultimamente. Ho fatto le trecce e stamattina li ho sciolti, quindi li ho tenuti tutta la giornata di ieri. Se ho dormito l'ho fatta bella strette strette e questo è il risultato. Io ho quasi finito di prepararmi, devo mettermi solo il vestito e devo mettermi il rossetto. Fabio sta in bagno a prepararsi, Vincenzo sta qui per terra che sta giocando. Vediamo cosa ne uscirà fuori come vlog. Vi terrò aggiornate. Questa è la situazione fuori casa nostra. Quello è Fabio con Vincenzo. Qui ha nevicato. Quello è casa nostra, nostro palazzo. Guarda che sei venuto, perché ti sei girato. Allora, dovete sapere che io gli ho chiesto se voleva essere presente nel vlog, lui ha detto di no perché si vergogna. Allora, qui a Monaco più o meno quanti gradi ci sono? Vabbè, comunque ha nevicato perché fa freddo. Ora ci stiamo dirigendo alla fermata dell'autobus per prendere appunto l'autobus. È una strada molto tranquilla questa. Molto carina. Sono molte cose carine. A dopo. Alla fine mi sono dimenticata di farvi vedere il rossetto che mi sono messa stamattina. Alla fine questo è il trucco. E sono un po' imbarazzante tutto ciò. Allora, questa è la tabella dei, come si chiama? Le fermate. Delle fermate. Noi siamo qui, Opal, e dobbiamo arrivare al punto 14, detto, quindi a sta cosa molto strana. Non ti preoccupare, non ti riprendo. Il pullman verrà? Queste case sono molto molto carine. Esattamente così, sono assolutamente d'accordo con te. In lontananza si vede qualcosa, eccolo lì. Dobbiamo prendere l'U-Bahn, che sarebbe la metropolitana, mentre Fabio fa il biglietto. Quello è il cartellone delle fermate. Il nostro arriva tra 8 minuti. Dovrebbe arrivare qua. Noi ci troviamo qui. A dopo. Eccolo qua. Allora, dopo due metropolitane
siamo arrivati a destinazione, ancora ci dobbiamo arrivare, in realtà abbiamo fatto tardi perché sono le 11:10 e noi avevamo appuntamento alle 11. Speriamo di riuscire a fare più in fretta che si può. Faccio un po' da guida turistica io. Qui dove ci troviamo? No, non ti sto riprendendo, però almeno la tua voce la possono sentire. Mamma, la mamma. Ma dai! È che c'è sempre zona centrale di Monaco. Zona centrale di Monaco. Qua c'è il comune principale di Monaco. Ah, buono, siamo vicino a Poccistra, siamo a Sono Poccistra. giusto 2 minuti a piedi per arrivare dalla, come si chiama, dalla pediatra, che è italiana, precisiamo, italiana. Qui si possono trovare un sacco di dottori italiani. Qua Trova tutti italiani. si trova tutto italiano. Bisogna cercare. Quindi niente, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Ora stiamo facendo colazione, abbiamo finito di fare la visita a questo bambino, noi facciamo colazione a Luna, vero? La visita è andata tutto bene, lui è cresciuto, e sì, già l'ho detto per Luna adesso ci siamo fermati a fare colazione, Fabio mi guarda, perché mi guardi? Dovremmo fermarci a fare un po' di sport, poi torniamo a casa. Ciao. Questa è la nostra colazione all'una e un quarto, succo di arancia per me, cappuccino per lui, queste cose con la panna che mette così, e questo bel biscottone. Sono leggermente affamata, tu? Allora, siamo tornati a casa, sono le 3:30, l'ultima volta che ho registrato stavamo facendo colazione della Luna, ora siamo tornati a casa che sono le 3:30. Siamo andate a fare la spesa e poi siamo andate ad acquistare altre cose. Non ho avuto il tempo di registrare perché quando usciamo è sempre così, tra l'incenso e tra le varie cose, visto che comunque noi ci spostiamo con i mezzi pubblici, quindi un po' una tarantella. Quindi ora sto cucinando all'incenso. Fortunatamente mi ero portata uno spuntino per lui perché già sapevo che avremmo fatto tardi. Perché la visita dal pediatra è stata abbastanza lunga. E tornata a casa ho trovato una cosa molto carina. Mi è arrivato un pacchettino, diciamo che da AliExpress ho acquistato tantissime cose e per tutto il mese di marzo, almeno un giorno sì, un giorno no, mi devono arrivare le cose. Un attimo, vediamo un po' che bello. Che c'è? Un casino esagerato. Diciamo che questo è un acquisto, questo lo dovevi mettere più nel centro, secondo me, no? No, perché? Però se spazio il casino, ma piacciono proprio insieme spazzoli. Infatti, perché noi prima avevamo quelle tazze. E mi sa che ne dobbiamo comprare un altro che lo mettiamo qua, per le spazzole. Invece quegli altri abbiamo preso queste. Ah, alleluia! Boh, me lo tubo dell'acqua, ho fatto Ottimo! il tipo di maravi si Fantastico! I miei trucchi. Ti ho ripreso. Mannaggia, ci metterò uno smile grandissimo. Almeno a bimbo lo prendo. Lo riprenda bimbo. Lo riprenda bimbo. Qua è tutta la busta degli omogenizzati che ho Ovunque, portato. allora, non riscarga video. Non ti preoccupare.
Quella è tutta una busta di omogeneizzati perché noi andiamo a fare la spesa, no, andiamo a fare la spesa, però per Vincenzo andiamo a fare la spesa un po' in Costa Italiano, dove hanno gli omogeneizzati della Plasmon, che costano il triplo, se non il quadruplo di quanto costano in Italia, però lui gli omogeneizzati tedeschi non gli piacciono, li vomita perché sono completamente diversi sia come sapore. Comunque stavo dicendo, ho fatto talmente tanti acquisti da AliExpress e pian piano vi farò i video, che per tutto il mese di marzo, almeno un giorno se un giorno no, mi devono arrivare i pacchi. Oggi mi è arrivato questo pacco e poi mi hanno rimasto questo, che è una cosa che devo andare a ritirare. Vediamo che cos'è. Niente, vediamo. Voglio mostrarvi alcune cose che ho acquistato in questo negozio. Allora, ho preso questa bottiglia che io uso per mettere il brodo a Vincenzo quando gli preparo il brodo. Costa 3 euro in Germania, invece negli altri paesi 3,50 euro. Non so cosa cavolo sta scritto, ma se non sbaglio. No, non sto scritto nemmeno di quanti litri è. No. No. Comunque mi serviva una bottiglia. Eccola là. Questo contenitore ho comprato. Perché sapete che a me mi servono i contenitori per mettere i trucchi. Visto che quello delle palette è strapieno, questo qui. 5 euro. Comprato. In Germania 5,55 negli altri paesi, che tra l'altro ho sbagliato perché non dovevo prendere questo, ma uno un altro che costava 3 euro. Poi ho preso questi calzini a Vincenzo, costano 2 euro, dei Minion. Paia. Sono comprata tutti questi paia di calzini, che sono 4 euro, 10 paia di calzini, sono troppo carine. E poi ho preso questo specchio. Ciao, che ciao! Questo specchio costa 1,50 euro. Non so ancora dove appenderlo, penso più in camera da letto. Molto carino. Invece la pediatra mi ha dato lo spazzolino per Vincenzo, nonostante lui abbia messo solo 2 denti giù e 4 sopra che gli stanno uscendo. Mi ha dato lo spazzolino, più altre carte, altri fogli. Poi, come avete visto, abbiamo preso alcune cose in bagno. Uno da mettere vicino al lavandino che avete visto, per mettere spazzolini e dentifricio, e un altro due cosi, sì, nella doccia per mettere il bagnoschema, un altro perché prima avevamo tutto nella mensola in bagno ed era brutto. Poi, no, non credo che abbiamo comprato altro, anzi no, pure Fabio si è preso cioè due confezioni di calzini. E questo è il tempo oggi a Monaco, la neve si è sciolta tutta, sta piovendo, noi non avevamo l'ombrello quindi ci siamo praticamente bagnati. Fortunatamente Vincenzo stava copertissimo. Questa è la fine che fanno di solito i genitori per proteggere i figli, loro fanno una vita, non una vita, ma una fine di merda. Ora io già ho scartato quel pacchettino e sì, mi aspettavo che arrivava, cioè che era lui, me l'aspettavo, solo che Fabio vuole andarmi a ritirare questo coso in posta domani, mentre io vorrei che ci andasse ora. DHL, chissà che cos'è. Aspetto così tante cose da AliExpress che vi giuro, non so nemmeno cosa aspettarmi. Questa cucina è un casino perché ogni volta che usciamo e poi rientriamo c'è un casino della Madonna che voi non potete immaginarvi. E il mio figlio che sta facendo danni. No, mamma, la carta no. Lascia la carta. Lui è un nanerottolo. Noi siamo andati a controllo, l'ultimo controllo che abbiamo fatto è stato a gennaio, la dottoressa ha detto che è cresciuto di 3 cm, quindi questo è un anerottolo di quasi 10 mesi, alto 73 cm, pesa 9,6 kg, quindi ha messo più di mezzo chilo questo mese e sta benissimo, meno male. Poi abbiamo preso appuntamento per il vaccino e...
niente, stasera non lo so cosa faremo. Devo dire la verità, ora che ho un pochino più di tempo voglio giusto chiacchierare un po'. Come si chiama? I vlog non sono un tipo di una tipologia di video che preferisco fare per il semplice fatto che non ho come si dice, non faccio niente di interessante, parliamoci proprio chiaro, non facendo nulla di interessante non ho nulla da mostrare. Io anche perché io per tutta la settimana sto sempre a casa, oggi è il giorno libera di festa di Fabio, quindi nel giorno libero di festa di Fabio prendiamo i vari appuntamenti con i dottori e poi andiamo a fare i vari servizi, ma non è niente di eccezionale, quindi io non farò vlog tutti i giorni, farò vlog sporadicamente o almeno quando abbiamo qualcosa da fare. Questo è un, diciamo che è un vlog prova, perché voglio vedere prima come mi trovo. I figli non li puoi lasciare da soli nemmeno un attimo, perché si fanno male giocando. Ha preso il mio specchio. Perché prendi il mio specchio? Cioè, guardate che cosa è combinato, ha fatto cadere di tutto. Perché prendi lo specchio di mamma? Che se lo rompi sono 7 anni di sfiga. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Dai, fammi vedere come sai cantare. Dai, stavi cantando finito. Noi ci sentiamo le canzoni neomelodiche. Non voglio consigliere sono è un saranno quarto le 8. Mi vedo? È un quarto, ti No, non mi devi riprendere, mi riprendo da sola. Io sono una beauty blogger. non mi prendere bimbo. Fabio non è stato d'accordo nel riprendere Vincenzo, ma io l'ho ripreso poco poco. Niente, quindi è cena, cioè è l'ora di cena, sono le 8, io sto cucinando a Vincenzo, poi dovremmo scendere. Dovremmo andare in un ristorante con mio cognato. Senti, sia falò, E io sono stanca. queste sono le canzoni del 2016. Sì, qui noi colleghiamo YouTube alla televisione e ci sentiamo le canzoni di Napoli. Napoli sempre, ovunque. Che poi non lo so che se posso, fai. Per via del copyright, se può andare su YouTube. Sì? No, perché quando metti le canzoni nei video fanno problemi per via del Alcune copyright. canzoni non vengono, cioè non hanno il copyright per quelle per la Germania. Vai Vincenzo, balla! Balla, balla! Batti le mani, forza! Vai, vai! Balla, balla, mamma! Che cosa c'è da dire? Dimmi. Che cosa c'è da scrivere? Sì. L'amore è tutta la verità. Balla mamma. Lo sento tanto non guaio. Dice amore, quanto sei bella mamma, sei bellissimo.
sì, siamo i classici napoletani che sentono le canzoni di Omelo. C'è Clementino, non so se ho visto di sera. Va bene. Allora, sono le ore 9, qualcosa, e alla fine abbiamo deciso di uscire, quindi tra pochi minuti dovrebbe passare il pullman. Fabio ha fatto una brutta faccia. Perché ha fatto una brutta faccia? Perché è passata a 40, no, a 40 e ora passa a 0, sì. E quindi? Siamo pure in anticipo, ragazzi. Questo è il brutto di quando non hai una macchina e devi stare soggetto a pullman e metropolitane, che io non sono riuscita nemmeno a sistemarmi il trucco, devi dire. E quindi non hai niente da dire. Questo è stato più un blog di cose che dobbiamo fare e poche cose che abbiamo da dire. Se non hai nulla da dire, non lo faccio conoscere. Ciao. Ha detto ciao. Ti posso riprendere? Anche se ormai sei venuto, cioè. Ragazzi, fatemi sapere se volete che vi che facciamo un video tag di coppia. Che sarebbe che delle domande. Tanto non lo faccio. Ah? Che tanto non lo faccio. Sì, che poi proverò a come si dice, a costringerlo, ti costringerò a fare questo video tag, perché poi giustamente loro ti vogliono conoscere. E quindi niente, ora andiamo a mangiare insieme a tuo fratello e quindi wow. Penso che ci vediamo direttamente al ristorante. Ciao. Ti riprendo? No? Antonio, è un problema se finisci su YouTube? No. Ma tu come dici dopo che io mi guardo? Che tu ti vai pure a guardare il video. Vuoi far vedere te? Lui è Antonio, mio cognato. Alla tua, no? Fai vedere le indicazioni Antonio? Purtroppo non si vede granché. Quindi questo è il ristorante. Olga, batti le manine. Batti le manine, che adesso viene papà. Batti le manine. Bravo. Batti le manine, che adesso viene papà. E quindi niente, siamo al ristorante, abbiamo ordinato l'antipasto. L'antipasto che mio fratello sinceramente non so dove cazzo è andato, però mi è rimasto il pacioccone, il mio pacioccone, e questo è importante. Questo è il locale, molto carino. Allora, sono le ore, Fabio, che ore sono? 11:30. Sono le 11:30 e noi abbiamo finito da poco di cenare. Siamo stati in un ristorante dove prima lavorava Fabio, che adesso non ci lavora più, e siamo andati a mangiare lì stasera con anche mio cognato. Vedo se riesco a mostrarvi le foto di quello che ho mangiato io. Abbiamo preso un antipasto, abbiamo mangiato una margherita, ho preso una panna cotta, vedo di fare in modo di lasciarvi le foto. E mo tra 10 minuti passa il pullman, Vincenzo ormai si è addormentato, è sigillato, abbiamo comprato questo telo che si attacca al passeggino, questo è un antipioggia, antineve, antifreddo, sotto ha un plaid, perché di solito quando usciamo la sera gli metto il plaid sotto così emana calore, poi anche questo è un altro plaid che l'abbiamo incappucciato per bene. Questo è Fabio che fuma e niente, e quindi questa è stata la serata, è stata una giornata tranquilla, cioè diciamo tranquilla, una giornata in cui siamo usciti, abbiamo fatto qualcosina e niente, questa è stata una, come si dice, una prova di blog che
Non so se vi è piaciuto o meno. Io, come vi ho detto anche prima, io non è che faccio tanto, quindi le nostre giornate, cioè le mie giornate sono abbastanza noiose, poi quando fa invece il giorno di festa non è che facciamo tanto perché il signorino si è un po' annonnito. Si sei un po' annonnito, che non è che vuoi uscire. Non vuoi fare tanto. Lo spiegherà dopo e lo No. spieghi ciò. Cioè? Sì, ragazzi, grande, dopo sono cupi di stress e non cupi di stress, non è che non voglio uscire. Oh, avete capito? E niente, quindi io vi lascio, concludiamo qui il vlog. Nell'attesa del pullman, poi noi torniamo a casa e ci mettiamo direttamente sotto alle coperte perché arriveremo sicuramente per la mezza, a casa sì, per la mezzanotte e un quarto più o meno. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, se ne volete altri ovviamente vi ripeto non saranno tutti i giorni, ma se Dio vorrà forse una volta a settimana. Nel caso facciamo qualcosa, non lo so. Un pollice in su se vi è piaciuto questo vlog. E fatemi sapere se volete un video tag di coppie da me e Fabio per conoscere di più Fabio. Non ridere, non ridere. È abbastanza strano perché è una novità stare qui con una telecamera in mano a parlare. Poi Fabio non prende sul serio questa cosa, quindi pensa ancora e mi prende in giro Non qualunque ti ho cosa. mai preso in giro, Mi stai prendendo in giro. Vabbè, no. chiudiamo qui il discorso. E quindi niente, io vi auguro buonanotte, se lo state vedendo di giorno vi auguro buongiorno, se lo state vedendo di pomeriggio vi auguro buon pomeriggio. E niente ragazze, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, trombe salutare? Ciao. Ciao.